Dario, basta applausi, adesso sono tutti per Dario gli applausi. Basta, vi prego, non mettete l'imbarazzo, in soggezione. Possiamo cominciare e cominciamo con un video. Invito qui le due ragazze che l'hanno realizzato per presentare a modo nostro Dario. Speriamo bene, perché... Vi avverto che Dario non l'ha visto il video, quindi ogni reazione sua sarà totalmente smontata. Successivamente si evince un cambiamento nei video dello youtuber che matura e apre un secondo canale in cui principalmente tratta argomenti riguardanti il mondo dei fumetti, videogiochi, ciò che lui definisce nerd cultura. Benvenuti ad un nuovo capitolo della nerd cultura. Dato che sul mio canale parlo principalmente di fumetti, mi capita spesso di ricevere un botto di richieste da parte di tutti voi, consigli, pareri o più semplicemente domande di qualsiasi genere. La domanda più gettonata che mi fate in pratica da quando ho aperto il canale è: Dario, non ho mai letto un fumetto in vita mia, da cosa potrei iniziare? Oppure abbiamo: Dario, vorrei far avvicinare un mio amico, genitore, zio morto al mondo del fumetto, cosa potrei fargli leggere? Queste richieste mi hanno sempre incuriosito ed è per questo che nell'ultimo periodo ho buttato giù una scaletta video per poter far avventurare voi e i vostri amichetti del cuore in questo enorme universo del teatro. Ma sono anche presenti video che trattano temi quotidiani che spesso non affliggono. Voglio sfogarmi, voglio dire, perché odio il cazzo di mare. Ma non è che odio solamente l'ambiente, perché il mare sarebbe anche bello, perché mi dà noia proprio la gente. Mi dà noia la gente che abita la spiaggia. Insomma, per chi fosse interessato a fumetti, Pokémon, che se ne curiosi su questo YouTube, il canale è Dario Moccia Channel. Questo video accresce tanto la mia credibilità, la mia serietà soprattutto. Se me lo potete passare, perché lo presento come curriculum per non ottenere un lavoro. Esatto, mi serve. A parte gli scherzi, vi ringrazio per il video e sono un po' ammalato perché a Luca Comics mi avete riattaccato malattie, ma va benissimo così. No, niente, quello. Perché è tutto buio tra l'altro? È tutto buio così. Già sono nero, poi se mi mettete anche al buio è un casino. No, e allora vorrei specificare meglio cosa faccio sul, tanto questa foto ricorrente sul mio canale. Praticamente sì, è vero, come hanno detto queste due mie care amiche, ho iniziato con un canale così per gioco, con dei miei amici, cioè non avevo nessun intento, nessun obiettivo particolare. Poi, dopo un po', ho deciso di aprire un altro canale, che è poi diventato il canale principale mio, dove tutti
dove faccio regolarmente video, dove pubblico tutta la mia roba, dove parlo di fumetti, film d'animazione e raramente, proprio sporadicamente, di videogiochi. E l'ho chiamato la Nerd Cultura così un po' per scherzo, perché volevo parlare di tutti gli argomenti pop o comunque considerati nerd, geek, insomma, che usate tutte le categorie che volete, in maniera positiva, perché così come per YouTube, anche per i fumetti e film d'animazione c'è tanta ignoranza, cioè consideriamo cultura solamente il latino, la storia e tutto il resto, ma poi non ho finito. Ma poi alla fine fondamentalmente la storia viene fatta dalle persone e le persone comunque hanno voluto inviare, comunque lasciarci il nostro messaggio attraverso i fumetti e l'animazione. Per esempio, faccio un esempio calzante recente: quando ho fatto il video sul Gigante di Ferro, Brad Bird non è che ha fatto un filmettino per bambini per farci tanto divertire e farci tanto sorridere, no, ha voluto fare anche quello, ma principalmente il sottotesto principale è raccontarci come vivevano gli americani la guerra fredda in un piccolo paesino di periferia americano. Quindi stiamo attenti a farci prendere dai pregiudizi, a farci prendere dai pareri così scontati, perché dietro al fumetto c'è una storia, c'è una cultura, c'è gente che è morta quasi per il fumetto, è morta di lavoro per inviarci questo messaggio. E intanto sto subito prolisso, bene, andiamo avanti. Per esempio, molti anni fa ci sono state persone che hanno voluto proprio andare, ma è possibile che ogni volta che respiro si sente un rimbombo? Ora, ecco, dicevo, ci sono persone che, no, inutile, si sente proprio questo alone, senti bene, sembra essere una fabbrica, se mi diminuissero i bassi sarebbe anche una cosa bellissima, straordinaria. Tanto ne approfittiamo per ringraziare ancora gli sponsor, Ecosystem, l'antica culla, e poi l'hotel Enea che ci ho mangiato e dormito, Tropicana, così, apri la Tropicana. Ci siamo? Ecco, ora no, c'è sempre, vabbè, pace, non importa. Ma non è che ecco, proviamo così. Ok. No, dicevo, ci sono persone che tanto tempo fa hanno voluto proprio trasformare il concetto di fumetto popolare, comunque come prodotto ludico, in qualcosa di più grande. Ora non so se voi conoscete il nome di Will Eisner, però Will Eisner è quello che invece dei comics americani ha deciso di inventare la graphic novel. Non so se qualcuno conosce questo termine, praticamente vuol dire romanzo grafico, fra virgolette, è praticamente una sorta di romanzo a fumetti, cioè, quindi qualcosa di più grande, di più serio, di più adulto. Ecco, in Giappone è successa la stessa cosa, quando sono stati inventati i Jekiga, che non sono manga normali, ma Jekiga è un termine che vuol dire immagini riflessive, immagini, insomma, comunque qualcosa di più serio. E infatti poi Taniguchi, ma tantissimi altri hanno cercato di fare del fumetto qualcosa di più maturo e serio. Quindi stiamo attenti, questo è quello che faccio io sul canale principalmente: prendo un'opera, ne parlo e spiego cosa potrebbe comunicare tutto qui. Quindi niente, YouTube è stato un mezzo, cioè è stata solamente un ponte fra me e voi. Sicuramente se mi fossi messo a scrivere su Facebook delle recensioni a fumetti o su un blog, sarei andato a ficcarmi in una marea di cose simili, e chissà se adesso sarei qui, insomma, con voi a parlare. E quindi questo è quanto. Però purtroppo YouTube è cambiato, mi dispiace dirvelo, ma sono qui anche per questo. YouTube era questo, cioè è quello che all'incirca faccio io e molti altri youtuber, cioè comunicarvi un messaggio, cioè io sono io, che come vedete sono uguale al video, e quindi
io dico quello che mi pare davanti alla telecamera, lo metto su YouTube e moltissimi di voi lo vedono e lo commentano, che questo è fondamentale, mettete mi piace, non mi piace, cioè siete voi a fare lo YouTuber, non lui, non è lui a ricevere soldi dalla partnership.